Benvenuti a una nuova puntata di Blu Notte. Io sono Carlo Succarelli e anche questa sera faremo luce su un mistero italiano. La triste vicenda si svolge a Stocabile, un ridente paesino alle pendici del Monte Stoculo, che in dialetto locale viene pronunciato con accento diverso. È mezzogiorno del 30 febbraio del 75 e qua sorge la prima domanda. Com'è possibile che sia il 30 febbraio se di 28 ce n'è uno e tutti gli altri sono Questo tutti. È vero, Rocco la ficca, idraulico, si alza e fa colazione. Perché fa colazione a mezzogiorno? Perché non va a lavorare quel giorno? Forse perché è domenica? Agli inquirenti questa risposta non basta. Questa è una brutta storia. Una storia di giorni che non esistono. Tubi, traffico d'armi. Dove? Pirati della strada. E autovelo. Ma torniamo a Stocappio. Appunto. In paese abita anche il miglior amico di Loficca, l'elettricista Mimmo Lappoggia. Ma che sfiga. Alcuni testimoni affermano di aver visto alle 16 dello stesso giorno il Loficca e il Lappoggia passeggiare per Stocappio, entrare nel negozio di intimo per donna, il paradiso del guardone, dove comprano tre paia di perizoma. Attenzione a questo particolare. Perché Loficca e Lappoggia, due noti vitelloni che animano le notti di Stocappio, comprano dei perizoma della loro taglia? E perché ne comprano tre se sono solo in due? Vabbè, era un'amichetta. La risposta arriva pochi minuti dopo, quando i due, uscendo dal negozio, incontrano Max Pezzali. Ma pensa te. Eppure lo pensavo. Al quale di nascosto consegnano uno dei tre pacchetti. È una brutta storia. Fatta di notti brave, orge, infrachiappe, sparatorie e pornografia. È davvero una brutta storia. Alle 17.30 i tre si dividono. Meno male. Pezzali sale sulla sua Harley Davidson. Lui davanti e Rocco lo ficca, ovviamente sta dietro. Se stava con Lappoggia era peggio. Da quel momento si perdono le tracce dello ficca. Ma rechiamoci a casa del Pezzali per raccogliere informazioni. Suoniamo alla porta. Ma chi sarai? Ma chi sarai? Ma chi sarai? Sì, chi è? Sono Carlo Succarelli di Blu Notte, ma lei... E Max Pezzali? Certo, sono a casa mia. Mi farebbe un autografo con dedica? Ci può scrivere "Sei un mito, sono anni che ti vedo così irraggiungibile" a Carlo Succarelli? Sì, va bene, ma è venuto fino a Stocappio solo per questo? No, stiamo cercando il corpo senza vita di Rocco lo ficca. Ma Rocco è il mio idraulico, è di là che sta riparandomi un tubo. Adesso glielo chiamo. Lo ficca! Lo ficca! Oh, so qua, chi è che rompe? Ma lei non è morto. Lei è vivo. Ma allora... certo che sono vivo, brutto iettatore. Ma allora che brutta storia è? Ma tutto si può rimediare. Abbiamo finalmente trovato la salma di Rocco lo ficca. E anche questa volta Blu Notte ha fatto luce su un altro mistero italiano. E nella parte di Rocco lo ficca, no. Nella parte di Max Pezzali c'era e c'è Max Pezzali. Ciao tutti.